Il coraggio è l'ascesi, cioè per avere coraggio, per affrontare le difficoltà, per lottare nella vita, e la vita è una lotta, occorre esercitarsi. Qui alle mie spalle vedete una statua di San Michele Arcangelo che nel Gargano, e non solo, è molto venerata, e poi un po' dovunque qui nel Gargano è venerata ed esposta, sia perché per esempio è il patrono del Gargano, ma anche San Michele è il patrono della provincia dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo, quindi riferendosi a San Michele, e Padre Pio che è stato aggiunto dopo. Bene, San Michele noi ricordiamo a San Michele spesso, chiediamo la sua protezione, lo preghiamo di intercedere nella lotta contro il demonio, nella lotta contro le difficoltà, contro il male. È una cosa buona, è una devozione bella, ma queste devozioni devono procurare sempre in noi degli stimoli a lottare, e per lottare ci vuole coraggio. E per avere coraggio, soprattutto nella fede, appunto ci vuole fede, ci vuole abbandono. Guardate, è paradossale che per avere forza, per avere coraggio, secondo la logica della croce, noi non dobbiamo dominare. Noi pensiamo che chi domina è un uomo coraggioso, che ha forza. No, per avere forza, per avere coraggio, noi dobbiamo arrenderci, noi dobbiamo essere umili, noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri, noi dobbiamo morire in croce. Il coraggio della croce. Vedremo se in seguito riusciremo a fare qualche breve riflessione su questo aspetto. E guardando la croce, che idea ci viene di coraggio? Di un amore totale. È coraggioso chi si dona agli altri, è coraggioso chi lava i piedi agli altri, chi non domina l'altro. È coraggioso chi sa morire a se stesso, è coraggioso chi diffonde pace, chi semina serenità, chi semina onestà, chi semina speranza. A tutte queste cose, anche quando noi invochiamo San Michele Arcangelo, a tutte queste cose noi dobbiamo esercitarci. Per esempio, la preghiera è un esercizio, è un'ascesi per poter affinare il nostro desiderio, il nostro cammino, in cui chiediamo al Signore il dono della forza, il dono del coraggio dello spirito. Con ciò non voglio dire che i coraggiosi sono solo i cristiani, anzi, il più delle volte manchiamo di coraggio, e ci sono tanti uomini e tante donne coraggiose che, pur non credendo, hanno questo coraggio dentro. Perché? Perché seguono la profondità della loro coscienza, e la coscienza dell'uomo nel proprio profondo è fatta a quell'immagine e quella somiglianza di Dio. E quindi torniamo sempre al discorso iniziale. San Michele è un buon esempio per me e per voi tutti per poter lottare, cioè fare ascesi e esercizio contro il male, contro il proprio egoismo, e quindi avere il coraggio di lottare contro se stessi e contro il male. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!